Oggi vi faccio vedere una cosa diversa da solito, dove vado io a comprare ingredienti orientali e ho chiesto a un signore cinese se posso fare video, è stato molto gentile di dirmi di sì, allora così posso farvi vedere un po' di ingredienti orientali. Dentro il frigorifero si può vedere tofu, poi takuan che è una daikon radici orientali in salamoia e kimchi, mitico kimchi coreano, cavolo orientali in salamoia piccante fermentato, poi moyashi germogli di soia, poi qua bevande, diverse bevande. E qua abbiamo tantissimi noodle isseccati. Il tè orientale, i cristalli di zuccheri, di jasmine, udon, spaghetti di soia, spaghetti di farina, spaghetti coreani, spaghetti cinesi noodle che uso di solito. Diverse grossezze. Pellicola di tofu, noodle soba, grano saraceno, somen, spaghettini di farina sottilissimi che mangiamo spesso estate. C'è okonomiyaki sauce, alghe nori, alghe wakame, salsa di soia. E qua zona cinese e anche coreano. Sopra c'è la macchina per fare il riso. E qua ci sono diverse salse, salsa piccante, salsa gochujang coreano, destra ci sono dei sonak, mi sembra dolci, salati. Al passo centrare questi funghi shiitake secchi, alla destra di funghi avete visto funghi e orecchi di Giuda. Questi alto alla sinistra, salatini di riso con gusto gamberi, e salatini di farina, salatini di mais. Qua dentro il freezer ci sono prodotti coreani congelati, anche qua sono, maggior parte sono coreani, e ravioli congelati, e questi sono salsa thailandese e diversi posti asiatici. Dentro questo freezer troverete questa scatola rosso e una delle cose più amate dai giapponesi si chiama natto, estratta di soia fermentato. Magari un giorno vorrei farvi vedere un video. Qua abbiamo tantissimi noodle istantanea, questo sacchetto di peperoncino coreano rosso rosso, ma non è piccantissimo. Ci sono anche pepe, diverse spezie indiane. Sotto noodles si può vedere cumino, curry. Qua diverse verdure orientali, non c'erano tantissime. Sono tornata a casa. Tutte le cose che ho comprato ho messo sul tavolo per farvi vedere e magari vi spiego perché cosa uso. Cominciamo da questo sacchetto. Dentro c'è farina di riso. Volevo fare dei dolcetti oppure volevo provare magari noodles fatta di farina di riso. Questo è coriandolo fresco che mi piace tanto.
uso sul tofu piccante sicilianese, metto sul tofu pita, metto spaghettini di soia versione thailandese e metto sopra fresco. Questa è una verdura che si chiama okura. Vengono usate molto paesi asiatici, credo anche in Africa è bene usato. Questo qua è lesso velocemente, metto nell'acqua il ghiaccio e taglio sottile sottile, mangio con salsa di soia. E poi questo è bambù, germoglio di bambù fresco. Bambù si può fare tante cose, metto nella zuppa, posso fare saltato con le altre verdure o carne o con pesce, saltato con wok. Mi mancavano completamente dei peperoncini, quindi ho comprato un sacchetto, dureranno tanto. Questi sono zazai. Zazai, verdura in salamoia abbastanza salato. E taglio pezzettino e mangio, metto magari sopra riso bianco oppure aggiungo solo ramen. Questo è tofu coreano, è cottonato morbido. Ho già mangiato e era buonissimo, sentivo proprio sapore di soia e allora ho comprato ancora. Invece questo è tofu cinese setato, faccio zuppa, faccio tofu piccante alla sicilianese. Questo è aceto, tipo aceto balsamico, quindi un aceto stagionato, colore scuro, molto buono. Questo qua uso, o metto goccettino alla fine del tofu piccante alla sicilianese, oppure quando mangio gyoza, ravioli alla griglia, faccio condimento un po' di questo e un po' di salsa di soia e un po' di olio piccante Rayu. Olio di sesamo, questo è olio di sesamo giapponese, marchio giapponese, più delicato gusto. Questo invece olio di sesamo coreano. Costava di più un altro olio di sesamo perché si vede che è proprio 100% sesamo, molto concentrato. E volevo provare per fare soprattutto per piatto coreano e poi naturalmente va bene piatto cinese, anche per piatto giapponese. Questo è Doubanjiang, salsa piccante, patè di soia fermentato, credo, e piccante, quindi non solo piccantezza, dà anche gusto. Quando faccio piatti cinesi soprattutto, ma anche alcuni dei piatti giapponesi, immancabile. Questo volevo comprare Tenmenjang, una salsa cinese, ma anche questo è Tenmenjang, ha detto il signor cinese, perché questo è scritto in coreano, prodotto, produzione coreano, però mi sembra stessa cosa, nel senso che miso, soia, fermentato ma stagionato, per questo che è molto scuro,
sapore molto intenso. Potrebbe fare jajangmyeon con questo, noodles sopra, metto questa cosa cucinata con tenmenjang, verdure, pesce o carne. Queste due scatolette sono prodotti di Russia, non ho comprato un negozio cinese, ma sono andata al negozio che vendono queste cose qua di Russia. Mi ha consigliato una signora giapponese che mi è molto cara e anche lei abita tantissimi anni in Italia, è città dove abito io, e lei ha scoperto questa cosa qua e dice che assomiglia moltissimo tarako. E tarako, sì, non è proprio uguale quello che mangiavo in Giappone, però molto simile gusto, quindi sono molto felice. Che basta aprire coperchio e si può mangiare subito, e dentro sono cose un po' crude, ma senza cuocere si può mangiare così. Metto sul riso bianco oppure vorrei fare spaghetti con tarako, con burro e un piatto di spaghetti un po' alla giapponese. Questi sono dei spaghetti cinesi di farina che mi piacciono tanto. Mangio quando faccio ramen, uso questo. Uso anche spaghetti italiani, cucino con bicarbonato e sale, come magari avete visto con video di ramen, e vorrei farvi vedere anche utilizzando spaghetti italiani. Allora, questi sono dei spaghetti di riso, in Giappone chiamiamo bihun, e recentemente ho fatto video di yaki bihun, credo, spaghetti con saltato con verdure, carne o pesce. Forse più leggero di spaghetti di farina. Invece questi sono dei vermicelli di soia trasparenti, e molto leggero, uso per insalata asiatica dove vengono messi questi vermicelli di soia, julienne di verdure, prosciutto cotto oppure gamberi lessi o saltati, volendo un po' di aceto e salsa piccante. Anche questo mi manca ricetta che devo fare. Ah, questo è kimchi, mitico kimchi, cavolo orientale in saramoia, fermentato, piccante, sapore molto forte, piccante, puzzolente, perché c'è anche aglio, questa fermentazione, questo sapore molto particolare, ma chi una volta mangia, 80% di persone, credo io, diventano dipendenti di kimchi. Molto molto amato. Io questo qua o mangio così, metto sul riso bianco, oppure faccio saltata con wok insieme suino e olio di sesamo, molto buono, molto molto buono. Oppure faccio zuppa, inverno con questo, ci sono delle ricette di zuppa coreane molto buono. E inverno sicuramente vi farò vedere queste ricette con kimchi. Questa è alghe nori, fra alghe, wakame, kombu, sicuramente più famoso, conoscerete bene perché viene usato per fare sushi. Questa è hoajiao, pepe sichuanese. È immancabile per alcuni piatti che mi piacciono tantissimo, tipo tofu piccante alla sichuanese, e qualche tipo di ramen, tipo tantanmen, metto sopra, fa un profumo pazzesco, veramente bello, particolare, sa leggermente da agrumi, è molto molto affascinante.
Ecco, queste sono delle cose che ho comprato oggi. E poi prossima volta compro tutta un'altra cosa perché sicuramente mancheranno altri ingredienti. E poi al presto ci vediamo con un'altra nuova ricetta. Ciao a tutti!